Giovedì 31 agosto, presso il chiostro degli Zoccolanti di Montorio al Vomano, è stata presentata la decima edizione della Festa di San Gabriele, che si terrà il 9 e il 10 settembre e chiuderà il calendario della rassegna Gran Sasso Live. L'evento, organizzato dall'Associazione San Gabriele lungo via Settembrini, tornerà in grande stile con tante novità, tra le quali spicca il concerto degli Zero Assoluto la sera del 9. Siamo con Albino Valeri, il presidente dell'Associazione San Gabriele. Torna anche quest'anno la tradizionale ormai Festa di San Gabriele. Sì, siamo arrivati al decimo anno, quindi un anno importante per noi. Dopo il successo clamoroso dello scorso anno, ci eravamo ripromessi di festeggiare il decimo anno in maniera importante, quindi abbiamo fatto un programma serrato e crediamo di buon livello. Ci saranno tantissime cose come siamo abituati noi a proporre. L'evento clou è in collaborazione con il Gran Sasso Live, l'amministrazione di Montorio, il concerto live degli Zero Assoluto, che si svolgerà il sabato sera. Per quanto riguarda la domenica, ci sarà Marco Morandi, ci sarà una band a seguire degli Zero Assoluto, il teatro in strada, diverse altre spettacoli, diciamo, artistici. Iniziamo con l'otto, che diciamo è l'introduzione alla festa. C'è una camminata che, diciamo, la nostra camminata storica, e portiamo la statua alla Costa della Luna, che è il punto di partenza della processione del sabato pomeriggio. La processione aprirà il sabato pomeriggio la festa e si concluderà la domenica sera con il concerto live di Marco Morandi. L'anno scorso abbiamo avuto un successo clamoroso, siamo riusciti a fare una fornacella per gli arrosticini di oltre 40 metri, battendo un record che esisteva, che era di circa 21 metri, se non sbaglio. Quest'anno l'idea era di sorprendere di nuovo, lo facciamo in maniera un po' più soft, diciamo. Creeremo lungo la strada una bandiera umana. Magari con i social, se ci seguite, vi spiegheremo un po' meglio e chiaramente vi chiediamo la collaborazione, la partecipazione al giorno dell'evento. Io ricordo sempre da dove siamo partiti. Eravamo pochissimi, c'era molto spirito di iniziativa. Siamo arrivati a un punto veramente importante, in primis chiaramente l'amministrazione che ci ha dato una mano importantissima, tante associazioni ci supportano, l'AMPE in primis, che è la nostra anima gemella, poi ne dovrei citare tante, ma soprattutto ci tengo a precisare la collaborazione di tutti, cittadini e sponsor. Abbiamo avuto una dimostrazione di affetto ogni anno incredibile, quindi per adesso non nomino nessuno, poi avremo modo di fare ringraziamenti più specifici, ma ringraziamo tutti quanti. Presente anche Giorgia Puliti, che organizzerà la pedalata per la ricerca la mattina di domenica 10 settembre. Io ci tengo a precisare un'altra chicca che realizzeremo quest'anno. La domenica mattina sarà una lezione di group cycling in strada, quindi con la collaborazione della Palestra Interami e con la istruttrice Giorgia Puliti andremo a fare due ride, che sarebbe in pratica la bicicletta assistita, diciamo, tipo uno spinning, diciamo, per intenderci, e l'andremo a realizzare lungo la strada. Il ricavato dell'iscrizione dei partecipanti sarà dato in beneficenza agli amici della piazza di Montorio, che gireranno il ricavato all'AIRC. E questa idea è nata sul pedale all'interno del club Interamnia, dove io sono l'istruttrice di group cycling. Albino Valeri mi ha buttato giù la proposta e io l'ho presa al volo. Il group cycling è una metodologia di allenamento su una bicicletta stazionaria. Va a simulare quello che è un percorso ciclistico in pianura o in salita attraverso la regolazione di una resistenza. È una disciplina made in Italy, perché nasce grazie alla grande esperienza del nostro presidente ISAIF Alfredo Venturi e di tutti i suoi trainer italiani.